comunque vi ricordo soprattutto a lei, professore. Le parlo come componente di quella che oggi viene definita generazione Erasmus. Eccola qua. Questa è la generazione Erasmus, è vero, non abbiamo vissuto la guerra. Siamo una generazione che è nata e cresciuta all'interno dell'Unione Europea ed educata con la fama di un'Europa di cooperazione e di obiettivi comuni, di uno spazio in cui viaggiare liberamente ed educarsi alla diversità, un luogo di pace, prosperità e libertà. Però la paura della nuova generazione europea, di studenti colti, aperti e con alta mobilità, si scontra con la realtà, ossia la generazione di disoccupati e dei lavoratori poveri. Infatti, solo l'1% degli studenti italiani partecipa a progetti di mobilità europea, mentre gli altri si trovano in situazioni di precarietà o disoccupazione. La disoccupazione giovanile nel 2017 è arrivata a superare il 40%, e coloro che trovano lavoro sono costretti ad accettare orari e salari a fame, con contratti a termine o retribuiti tramite voucher. In tantissimi sono costretti ad emigrare. Alcuni svolgono attività di ricerca qui sottofinanziata, altri sono costretti ad accettare lavori non qualificati e sottopagati, nonostante l'alto livello di istruzione. Il futuro dei giovani italiani è un futuro grigio, a cui lo Stato ha deciso di non farsi carico. Siamo una generazione abbandonata dalle istruzioni. La domanda... E certo, arriverò, se permetti, sto facendo un'analisi. Non è tutta colpa dell'Unione Europea, ma per capire, per poter migliorare, bisogna individuare le colpe e i colpevoli. Quindi, fondamentalmente, cercano di individuare le colpe velocemente. Non possiamo non dimenticare che lei, il presidente dell'IRI, ha svenduto patrimonio economico italiano, società private, partecipava in prima persona alla nascita dell'euro, prima come presidente del Consiglio e poi come presidente della Commissione Europea. Non si è battuto per cambiare i criteri scellerati del Trattato di Maastricht, nei quali l'Italia non entrava, lei ha ragione, la Grecia non ci entrava, neanche noi ci entravamo. Ma promise riforme future. Da quel peccato originale è succeduto. È succeduto in... se siete qui oggi, comunque... Prego. Che lei può definire non sua, lei ha dichiarato in un'intervista che questa non era la sua Europa, era la sua opera morta, ma in realtà lei è stato protagonista attivo e quindi io non le chiedo di candidarsi come molte persone stanno facendo, no, quello è la nostra responsabilità per poter cambiare la situazione, ma le voglio chiedere almeno di poter riconoscere quali sono stati gli errori fatti e soprattutto di condannare fortemente le politiche neoliberiste che ci hanno portato ad ottenere questa situazione, per permettere poi a noi di poter risolvere.